La prima impressione è fondamentale, perché l'opinione che le persone si fanno di noi quando ci conoscono può essere difficilissima poi da cambiare. Per questo è importante scegliere gli argomenti giusti. Forse dover prendere spunto dalla realtà. La sfilata di domani, ad esempio. Oramai siamo agli sgoccioli, a scuola non si parla d'altro. Comunque, vediamo. La sfilata. Ursula! Il pranzo! Giusto, cibo! Menù per la sfilata. Cosa vi piacerebbe mangiare? Ricordatevi che sarà tutto ecocompatibile. Ursula! Arrivo! O la merendina o ti smonto. Brava. Facciamo che la seconda la offro io, eh. Questione di contatti. Non è che me ne dai una? No. Filippo. Per cambiare idea su qualcuno poi bisogna anche mettersi in discussione. E questa è la cosa più difficile. Un vero chiacchierone, eh? Ha già parlato abbastanza lei, mi pare. Beh, lei avrà parlato, ma tu il danno l'hai fatto. Infatti, io ho la mia bella punizione. Stop! Tocca le lavagne. Mi raccomando, perfette, non come ieri pomeriggio. Ma se l'ho passate tre volte? Si fa così, ragazzo. Stando attento a valutare l'angolo di incidenza della luce solare sulla superficie. La lavagna è un nemico infido, ricorda. Ciao. Allora, come va il blog? Io ci ho scritto. Adesso vediamo. Beh, vedrai che entro stasera ti arrivano un sacco di risposte. Queste cose funzionano così. Beh, che ci fai qui? Vuoi far lezione oggi? No, no, prof. Prego. Dopo. Signori, ormai siamo alla vigilia della sfilata. Quindi oggi prove tecniche. Poletti, fuori dalla finestra. Ma come? Magari passando per la porta. Ehi, prof! Caspita, Poletti, non ti facevo così scattante. Ecco il cavo per i nostri collegamenti. Tieni, mi raccomando, togligli lo scotch
E fai molta attenzione a non fare nodi, eh? Bravo, così vai. Vai. Eccolo lì. Attento, guarda che si sta srotolando di là. Vai, bravo, sotto. Così, bene. Più a destra, vai di là, a destra, a destra. Un altro ritardo e il pannello solare lo carichi tu. Di notte e con la torcia elettrica. Scusi, prof. Forza, vai, vai. Vieni, guarda, dove c'è il porta biciclette? Lì. Bene, bene. Tu? Tutto a posto. Bravo. Senti, volevo chiederti scusa. Per ieri sera a cena, intendo. Sai, mio padre... Ecco, lui... Tranquillo. Cioè? Non è stato poi tanto male. E l'arrosto mi è piaciuto un sacco. Dai, forza! Dai, vai di là, a sinistra! Ma no, a sinistra! Dall'altra sinistra, di là! Oh, così, bravo! Su, forza, vai! E qua. Con Filippo? Di qua! Ancora un po', ancora un pochino! Forza, vai! Vai! Va più basso, striscia! Striscia, sotto! Bravo, così, Poletti! Dai, adesso vai di là! Dall'altra parte, così, vai! Bravo! Bravissimo, Poletti, così! Così, vai! Vai! Allora tutto a posto con i collegamenti? Dopo, Poletti, dopo. Sì, ma funzionavano? Ho detto dopo, Poletti, entra in classe, su. Mi raccomando, ragazzi, io torno subito, eh. I collegamenti li voglio tutti perfetti, eh. Non abbiamo tempo e non ho voglia di perderne altro di tempo, d'accordo? E allora che cosa ci faceva ieri sera l'Aida? Si era perso? Sarà stato mio fratello quello che ha visto sua moglie. D'altronde ci assomigliamo parecchio io e lui. Ma lei non ha nessun fratello. Certo che ce l'ho, gemello per l'esattezza. Buongiorno. Lei chi è? Ricco. Ricco? Ricco. Il fratello... Gemello di Nico. Immagino che suo gemello abbia avuto un impegno improrogabile, scommetto. Precisamente. Mi dispiace per l'inconveniente. Sebbene l'opera, come può disturbare? Già, anche se questa paccottiglia elettronica non rende certo giustizia. Io posso andare? No! C'è ancora del gesso lì, giovanotto. Cosa succede, ragazzi? Non funziona proprio. Come siamo rovinati. Facciamo silenzio! Eppure i miei calcoli erano esatti. Vediamo un po'. Dunque, radice quadrata di alfa meno il coseno di beta fratto l'angolo di incidenza del raggio solare X. Ma eppure i miei calcoli sono esatti. O la luce o ti svito. Bravissimo. Questione di contatti. La musica è energia. E questo mangianastri è come un traliccio. Ta, ta, ta. Nico mi ha detto che le doveva un favore. E così. Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Potete andare. Salve, prof. Arrivederci. A volte la gente si dispera, ma da dove meno te l'aspetti, arriva la soluzione. Questo lo lascio qua. Proprio così. Spesso la soluzione ai tuoi guai arriva da dove meno te lo aspetti.
volte però la soluzione sembra non voler arrivare mai. E allora, anche se costa fatica, anche se significa mettersi ancora una volta alla prova, capiamo che l'unica cosa che possiamo fare è aspettare ancora. Puzzola! Arrivo! E continuare ad avere fiducia. Non perdetevi la prossima puntata. Sto cercando la professoressa Dorotea Lombardi. E voilà! Buon appetito! E quello sarebbe? Il modello di Arianna. Me lo sento. Sarà un successone. Mica. Sono Forrester. Pierpaolo Forrester. Forse vendere panini non è l'unico modo per vincere questa sfida. Il signor Forrester ha mostrato interesse per i nostri modelli. Però non dobbiamo dimenticarci che siamo qui prima di tutto per... Beh, mi raccomando, si goda lo spettacolo. Prego. Beh, ci vediamo più tardi. Ai nostri posti e non facciamoci prendere dal... Panico!